Ciao beautine, bentornati in questo nuovo video. Allora, un video che mi viene richiesto spesso e che ancora in questi anni non ho mai realizzato è il video sulla mia collezione make-up. In realtà non ho proprio una collezione, diciamo che magari per chi si trucca poco è effettivamente una collezione abbondante. Per me è una collezione abbastanza normale, diciamo che riesco a sfruttare più o meno tutto quello che possiedo. E quindi vi faccio vedere un po' come l'ho organizzata. Ovviamente non l'ho organizzata in maniera che mi fa impazzire, diciamo. Diciamo che se potessi avere una collezione di make-up organizzata diversamente mi farebbe piacere, però diciamo che mi accontento e utilizzo quello che possiedo. Comunque, direi di partire subito e sulla scrivania di camera mia ho questa scatola dove ci ho inserito tutti i prodotti che utilizzo quotidianamente per truccarmi, quindi per realizzare il trucco da tutti i giorni, che se non l'avete mai visto ve lo linko, lo trovate sempre linkato qui nel box informazioni, perché c'è il trucco di quotidiano, cioè quello senza fondotinta e quello col fondotinta, nel caso foste interessati. Comunque, questa è una vecchia scatola che ho ricevuto quando ho fatto un acquisto, ma vi parlo di qualche anno fa, su Sephora, e l'ho riciclata per inserire tutto il make-up che utilizzo su base quotidiana, in modo da averlo diviso rispetto agli altri prodotti ed avere tutto ciò che mi serve per un trucco da tutti i giorni qui. E direi di partire subito e vi faccio vedere un po' a grandi linee cosa c'è all'interno, anche se effettivamente c'è tutto l'occorrente per una base, ossia c'è una BB cream, questa qui di Kiko che utilizzo su base quotidiana. Da qualche tempo, da quest'estate, diciamo, ho deciso di non applicare più né il fondotinta né prodotti, comunque tutto quello che va su tutto il viso. Parlo ovviamente di fondotinta, BB cream, eccetera, di non applicarlo su tutto il viso, ma solo, diciamo, a mo' di correttore sulle zone dove necessito più coprenza, in modo da lasciar respirare la pelle e non appesantirla inutilmente. E devo dire, diciamo che se non si fosse capito quello che volevo intendere, nel make-up da tutti i giorni senza fondotinta potete vedere che utilizzo un correttore nelle zone dove necessito. Faccio la stessa cosa però utilizzando in questo caso questa BB cream, in modo da non lo so, da risultare, diciamo, più leggero il make-up, soprattutto nei look di tutti i giorni, dove comunque non mi importa tanto se le discromie o le macchioline si notano, perché non mi importa, insomma. Devo dire che più tem il tempo passa e più me ne frego se si vede qualche brufoletto, qualche macchiolina, eccetera, eccetera. Poi ho ovviamente l'ombretto per le sopracciglia. Questi due illuminanti che ho acquistato tempo fa perché volevo tutte le colorazioni che erano all'interno, e ultimamente sto utilizzando questa qui, che è la 02, perché la uso quotidianamente insieme poi a un altro set di illuminanti, perché sto cercando di terminarle entrambe. Diciamo che sono partita con questa, successivamente inizierò con questa. E sto tentando di terminarle perché veramente le ho da tanto tempo e le voglio sfruttare, perché le volevo utilizzare per il trucco occhi, però poi effettivamente non le ho sfruttate così tanto, e quindi le sfrutto come illuminanti, visto che sono nati come illuminanti e visto che sono tonalità comunque che non mi capita di utilizzare spesso. Successivamente, adesso come bronzer e contouring, sto utilizzando questa qui, che è di Makeup Revolution. Ho acquistato, non so se l'anno scorso, no, penso 2 anni fa, e la sto sfruttando quotidianamente, sia come bronzer e questo qui per contouring, e nulla, mi trovo molto molto bene. Poi ho questa palette di Technique che ho veramente da tantissimo tempo, ma voglio sfruttare
perché l'ho acquistata io, tra l'altro. Sono tutte tonalità neutre, tutte tonalità adatte per il giorno, quindi generalmente io utilizzo, miscelo un po' le tonalità per creare una sfumatura nella piega dell'occhio e per dare definizione agli occhi, senza però andare a creare un look completo con tutti gli ombretti, ma faccio solo un po' di sfumatura e devo dire che questa è ottima. Tra l'altro, queste tonalità qui, magari miscelate a queste qui un po' più chiare per renderle un po' meno intense, si possono sfruttare anche per il contouring del viso, perché comunque sono tonalità tutte opache e tutte prevalentemente fredde, a parte questa che è leggermente caldo, però poi nel complesso sono tutte tonalità fredde. E come vedete è un po' mal ridotta, però non la volevo buttare perché comunque io faccio molta fatica a buttare il make-up, anche se è molto molto vecchio. Quando un prodotto mi piace, faccio molto molto fatica a buttarla. Qui abbiamo la mia crema viso, questa qui me l'ha scaricata simpaticamente mia mamma, che non la sfruttava più, e la sto sfruttando io, è quasi finita. Ne ho acquistate già due, non di questo, di questa tipologia, ne ho altre due già pronte da utilizzare, quindi mi sto impegnando a terminarla. Ci sono dei residui del mio contorno occhi che avete visto nel video, penso della mia base viso sempre, forse no, non mi ricordo. Sì, penso della mia base viso perché lo utilizzo comunque tutte le mattine prima di truccarmi per andare a idratare le palpebre, perché comunque truccandosi e struccandosi le palpebre a furia di passare il tempo tendono a seccarsi, quindi le vado a idratare. Questo è un contorno occhi specifico per palpebre che soffrono di dermatite, come nel mio caso, perché ho scoperto che nei momenti di stress soprattutto mi viene la dermatite, quindi utilizzo questo per cercare comunque di prevenirla. Ultimamente, come blush, sto utilizzando questo qui che avevo acquistato su Wish, mi pare, ma vi parlo veramente di qualche annetto fa e lo sto sfruttando, mi piace un sacco. Per me personalmente piacciono queste tonalità che ricordano molto il bronzer, infatti mi dico sempre che al posto di acquistare i blush posso tranquillamente sfruttare i bronzer, perché comunque come tonalità sono molto molto simili e comunque queste colorazioni poi nel complesso stanno bene con qualsiasi trucco occhi, quindi le trovo molto molto valide. Dopodiché ho due eyeliner, questo qui lo utilizzo nella rima interna superiore dell'occhio destro, perché come vedete io ho un occhio un po' più basso, una palpebra più bassa e un'altra più alta, più aperta, e quindi per andare un po' a mascherarle utilizzo questo solo nell'occhio destro. E poi ho il mio amatissimo eyeliner di Focalure, di cui ho fatto scorta, ve la faccio vedere poi successivamente, ed è un eyeliner molto molto valido. Poi c'è il mio amatissimo mascara di Kiko, il Luxurious Lashes. Ed è il mascara che almeno uno dei mascara che ho provato, l'unico che sulle mie ciglia dà l'effetto migliore di curvatura e di sguardo aperto, lungo, non dà molto volume, però allunga e curva bene le mie ciglia, almeno per quanto riguarda le mie ciglia. Poi ovviamente c'è il mio balsamo labbra, il mio amatissimo Vivi Verde Coop, che compro e ricompro, è l'unico balsamo labbra che ho provato in questi molti anni che mi trucco, che sulle mie labbra dà risultati ottimi. Poi c'è questo pennarello per sopracciglia della Monomola. Comunque tutti i prodotti make-up che possiedo li trovate anche nel canale Swatches, quindi nel caso vogliate approfondire, lì ci sono tutti gli swatch dei miei prodotti make-up. Vabbè, questo è un classico
pennarello che però ho deciso di non ricomprare più, in realtà ne ho un paio ancora da parte, però dopo averli terminati non li utilizzerò più perché ho deciso di non utilizzarli più, non mi chiedete perché. Poi ho questa qui che vi ho parlato nel mio video dedicato ai top makeup di AliExpress, che è questa matita di Novo, che è veramente molto molto valida, ho una mega scorta perché è una matita veramente ottima. E ve la straconsiglio, e tra l'altro è una delle poche matite in vendita su AliExpress che non ha sottotono rosso, o comunque sottotono caldo, meglio. Dopodiché ho questa palette di Focalure che mi è stata inviata l'anno scorso e che voglio assolutamente terminare, anche se probabilmente non terminerò mai un prodotto perché nonostante io utilizzi quotidianamente tutti questi prodotti, nessuno di loro intende terminarsi, quindi non si sa perché. Comunque ho questa palette che utilizzo sopra a aver applicato poi il mix di illuminanti che vi ho mostrato in precedenza. Dopodiché ho la mia cipria trasparente, anche questa ne ho una mega scorta e la vedrete successivamente ed è molto molto valida. Ho questo correttore di Pop Fill. Anche questo ho una mega scorta e mi trovo molto molto bene perché comunque non essendo liquido si può maneggiare facilmente, soprattutto se volete realizzare dei cut crease. E poi ho questo correttore qui che io utilizzo come una reliquia, utilizzo solo nei casi in cui ho delle macchie molto evidenti e voglio coprirle perché magari in quella giornata o la macchia è molto molto brutta, diciamo, da vedere, quindi la voglio coprire, magari non mi fa sentire a mio agio, oppure per quando realizzo i video o comunque in occasioni importanti la utilizzo perché veramente nonostante costi. Non costi tanto, poi effettivamente costa 12-13 euro, che per alcuni potrebbe essere anche tanto, però è comunque un prezzo da supermercato. Tento di trattarlo come se fosse una reliquia, anche perché voi non mi conoscete, ma io sono molto molto tirchia. Forse è per questo che acquisto su AliExpress e quindi la tratto. È il mio correttore, non saprei come descriverlo, il mio Sacro Graal, si dice così, vero? Sì, quello lì. Avete capito, dai, insomma. Quindi questi sono tutti i prodotti che io utilizzo su base quotidiana e che tengo a portata di mano. Adesso metto a posto tutto e ci rivediamo dopo perché vi faccio vedere la mia cassettiera di make-up, che per questa non è nulla, però adesso arriva il bello. Questa qui è la mia cassettiera dove c'è il mio tesoro, dove ci sono tutti i miei prodotti make-up. Ve la farò vedere interamente perché poi io non è che sia particolarmente intelligente che abbia messo tutti i prodotti di make-up in un solo cassetto, no? Li ho messi anche un pochino nel secondo, un po' nel terzo e quindi vi farò vedere tutto così avete visto tutto di me, avete scoperto anche qualche segretuccio, no? In realtà non c'è nessun segreto. Comunque, come vedete sopra c'è anche una stampante, quindi in alcuni di questi cassetti i miei poveri prodotti make-up devono condividere il loro posto anche con i fogli per la stampante e altre robine varie che non c'entrano nulla col make-up. Comunque, partiamo subito a vedere il primo cassetto. Direi di partire subito. Allora, qui ci sono i miei pennelli che utilizzo quotidianamente, quindi tutti quelli lì che utilizzo per realizzare la base viso, mentre sotto questi non ve li faccio vedere perché sono onestamente molto sporchi, dovrei anche andarli a lavare magari, però sto aspettando ancora un pochino prima di lavarli. Qui c'è lo straccino che utilizzo per appoggiare i pennelli la sera, per appoggiare tutti i miei prodotti make-up prima di truccarmi, cotton fioc perché vuoi non avere una scorta di cotton fioc, che io utilizzo comunque le volte che realizzo le sopracciglia. Poi qui ci sono giusto un paio di pennelli per gli occhi, esclusivamente per gli occhi, perché quelli per il viso li ho in un altro cassetto. Quindi tutti 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 i miei pennelli, ovviamente se non realizzassi dei
nei cap tutorial qui su YouTube non avrei necessità di avere tutti questi pannelli, però realizzando video su YouTube io utilizzo per ogni mio video un pennello pulito. Comunque non per ogni mio video, per ogni passaggio che faccio utilizzo pennelli puliti, perché secondo me il trucco viene meglio. Ovviamente nella vita di tutti i giorni utilizzo questo duo, quindi sfumatura, e se mi serve, perché a volte faccio solo la sfumatura, utilizzo anche il pennello da a lingua di gatto. Comunque, qui sono tutti i miei pennelli, che tra l'altro la maggior parte li avete visti nel video in cui vi parlo proprio dei pennelli. Dopodiché, qui c'è la lacca per capelli che io utilizzo per fissare le sopracciglia, e da qualche giorno sto utilizzando anche il gel. Utilizzo prima il gel e poi la lacca, anche se mi sono pentita perché ho visto che alcune YouTuber utilizzano il gel per capelli. Ovviamente non è questo gel che utilizzano, utilizzano un altro gel, però io ho detto bah, proviamo anche con un gel per capelli, però questo qui non mi fa impazzire, quindi bocciatissimo. E quindi torno al mio amore, quello ormai lo sfrutto, però ecco, non ve lo consiglio. E quando avrò finito, fra 100 anni, quando avrò finito questi due, proverò quel famoso gel di cui sento sempre molto parlare. Lì dietro c'è questo prodotto qui, che in realtà non utilizzo. All'inizio lo usavo quando l'ho comprato, adesso lo utilizzo raramente. Ed è, se riuscissi ad aprirlo, vabbè, è una retina, una spugnetta per pulire i pennelli quando avete utilizzato un pennello e vi serve subito pulito, pulisce. Insomma, se seguite il mondo di YouTube sapete di cosa sto parlando. Qui c'è il mio olio di ricino, in realtà ne ho un altro, un barattolone, insieme a un barattolone di olio di argan, perché questo qui lo utilizzo sia sulle punte delle sopracciglia, ma anche sui capelli miscelato all'olio di argan. Dopodiché, qui c'è il primo bicchierino con tutti le mie matite labbra nude, quindi proprio tutte, che io adoro le matite nude. Qui tutte le mie matite di colori un po' particolari, tipo il malva, il grigio, il fucsia, il rosso e colori così. Qui ci sono tutte le mie matite occhi, tutte, c'è anche questo qua che è una base bianca per far risaltare alcuni ombretti, soprattutto i colori pastello, comunque colori molto colorati. Qui c'è il mio altro tesoro, ossia tutti i miei glitter. Tra l'altro, poi se mi seguite nel canale Sweet Makeup Extra, prestissimo vedrete che un mio acquisto, ossia un contenitore per porta glitter, in modo tale da togliere tutte le micro confezioni e tenerli tutti ordinati in un'unica confezione. Poi, aspettate che mi sposto. Qui, allora, qui dietro ci sono due eyeliner che non sapevo dove infilare. Qui ci sono tutte le mie palette Makeup Revolution che adoro, tra l'altro ne ho altre ovviamente, e con cui mi trovo molto molto bene, ve le straconsiglio, sono tutte molto belle e di ottima qualità, quindi se non le avete mai provate, ragazze, ve le consiglio perché il prezzo è più che valido e la qualità è eccellente. Quindi, ovviamente vi ripeto che se volete vedere swatch e dettagli di tutti i prodotti che possiedo, trovate tutto nel canale Makeup Sweet Makeup Swatches, che trovate sempre linkato nel box informazioni. Qui ho tutti gli ombretti di tonalità neutre opache, quindi tutte le tonalità naturali, mentre a fianco ho tutte le tonalità naturali però shimmer, quindi tutte. Alcuni ombretti veramente sono imbarazzantemente vecchi,
perché faccio veramente tanta fatica a buttare dei prodotti, perché soprattutto se mi piacciono, se non mi piacciono non faccio fatica a buttarli, però se mi piacciono non li butto neanche se mi pagano. Poi qui ho i miei lip gloss. Questo ad esempio è vecchissimo, è di Body Collection, però mi piace, è uno dei miei preferiti, quindi non lo butto e lo utilizzo, diciamo, ovviamente se vedo che una volta applicato le mie labbra hanno un sapore strano di plastica, tipo, o danno un certo effetto strano, ovviamente li butto alla fine, però diciamo se sono ancora validi non li butto. Questo, figuratevi, è vecchissimo, di Bottega Verde, è quasi terminato, però lo tengo come una reliquia perché è veramente di ottima qualità. Comunque, qui ci sono tutti i miei lip gloss adorati. Poi, qui di fianco ci sono tutti i miei rossetti di marche diverse, nude. Mentre qui a fianco ci sono tutti i miei rossetti nude di Miss Rose, di cui ho fatto, come vedete, una mega scorta, perché sono veramente di ottima qualità e hanno delle tonalità molto molto belle, almeno secondo i miei gusti. Soprattutto queste nude mi piacciono un sacco. Poi ci sono alcuni fucsia che mi è rosa, anche il rosso che mi piace un sacco, quindi ve li straconsiglio. Poi successivamente qui dietro abbiamo ancora delle allora, abbiamo questa qui di Focalure, che è una palette completamente opaca, ma veramente di ottima qualità. Le polveri sono finissime. Ancora non l'ho, diciamo, l'ho sfruttata tantissimo perché le ho provate tutte le tonalità, però nei miei tutorial non l'ho ancora utilizzata tantissimo, però conto di utilizzarla tanto perché sono bellissime come tonalità. Poi qui dietro, ma che dirvelo a fare, c'è un'altra palette di Makeup Revolution. Questa qui l'ho sfruttata tantissimo, nonostante ero un po' titubante quando l'ho acquistata, perché comunque le tonalità sono molto belle, però non c'erano molti opachi. Però in realtà l'ho sfruttata tantissimo, quindi ve la straconsiglio. Questa qui è la Fundamental ed è veramente molto ottima, quindi ci sono anche io con gli occhiali, bene. Dopodiché sono queste qui di Technique, anche queste le ho da un bel po' di tempo, le dovrei buttare, però non riesco a buttarle, ragazze. Sono troppo belle, soprattutto questa qui, la 3 e la 2, perché sono tutte tonalità nude. Queste due mi ricordano tantissimo, ovviamente non l'ho mai provata, però visivamente mi ricordano la Naked 2 e 1 forse. Comunque mi ricordano la Naked, quindi non lo so, sono tonalità bellissime, non riesco a buttare. Poi qui c'è la Makeup Revolution, quella lì che hanno creato per 1 milione di fan, molto molto bella anche questa. Aspettate un attimo che rimetto tutto a posto. Qui ho tutti i miei pigmenti e ombretti colorati opachi, questo e questo qui, che anche questo è inutile che ve lo dico che sono vecchissimi questi ombretti. Questo qui impossibile buttarlo perché è uno dei rossi più belli che possiedo, opachi, però che mi rendo conto che in videocamera non so se si renderà che è rosso, ma fidatevi, è rosso puro rosso, un rosso da pin-up, quindi rosso fuoco, e solo che in videocamera secondo me risulta fucsia, però spero che poi durante l'editing il colore torni ad essere quello che è in realtà. Successivamente di fianco ci sono tutti gli ombretti colorati però shimmer, quindi c'è verde, lilla, insomma tutte le tonalità. Questo è un rosso fragola, poi ci sono tutti i pigmentini, eccetera, eccetera. Poi, non vi ho fatto vedere, qui ci sono tutti i rossetti di Miss Rose, però le colorazioni che vanno dal fucsia, rosa, viola, marrone, comunque tonalità che non sono nude. E qui ci sono tre colorazioni di Fragola,
focali ora che non ci stavano lì. Poi qui in fondo ci sono tutte le palette colorate, tutte. Questa da un po' che non la utilizzo, dovrei buttarla, però quando mi piace una palette inutile non la riesco a buttare. Poi qui c'è un'altra di Makeup Revolution, un'altra, insomma da questo video si è percepito che non mi piace per nulla Makeup Revolution. Poi questa è la prima palette che ho acquistato colorata, perché io ovviamente prima di fare video su YouTube col cavolo che prendevo palette colorate, invece poi mi sono diciamo non cambiata, però ho iniziato a sperimentare e mi è piaciuto, quindi qui c'è la mia palette di Slick. Poi qui, perché non ci stava da nessun'altra parte, c'è questa qui che non è ovviamente colorata, però sono tonalità molto molto belle e ve la straconsiglio anche questa. Qui ci sono tutte le mie palette ovviamente più piccole, quindi c'è questa di Wet n Wild, questa qui con tonalità calde che ho sfruttato tantissimo, questa colorata, anche questa l'ho utilizzata veramente tanto, questa con tonalità fredde, questa qui che ho ricevuto con tonalità completamente opache. Poi ci sono, vabbè, queste qui di Pop Fill, una a tonalità neutre opache, l'altra colorata, se riesco ad aprirla magari. Allora, questa qui ha tonalità completamente opache. Se volete una palette di buona qualità con tonalità di questo genere opache, ve la straconsiglio. E poi c'è questa con tonalità colorate, però shimmer, molto molto belle. E ha tonalità che comunque sono neutre, quindi si possono sfruttare quotidianamente, ma anche con tonalità un po' più particolari come quel viola, quel vinaccia e l'azzurro, il verde. Qui ho quattro palette di Technique che ricevetti, ma veramente vi parlo di tanto tempo fa, e che non butto, non perché prendo qualcosa, ma semplicemente ormai ve l'ho ripetuto 50 volte, però perché ovviamente mi piacciono, sono tonalità particolari, quindi che mi piace utilizzare, anche se utilizzo raramente, però non riesco a buttarle. E qua c'è questa qui completamente sui toni dell'azzurro, con tonalità del blu, e c'è un blu carta da zucchero molto molto particolare, quindi faccio fatica a dar via, a buttare insomma, non dar via. Poi c'è questa qui completamente colorata che ho sfruttato tantissimo e che non riesco neanche a pensare di dar via, perché sono tonalità talmente particolari e difficili da trovare che non riesco a dare via proprio. E poi gli ombretti sono veramente molto molto cioè molto buoni, di qualità. Poi c'è questa bellissima, sempre su tonalità pastello, però sempre shimmer, e anche queste sono tonalità che sono difficili da trovare, soprattutto di buona qualità. Poi io amo i nude, quindi pensate che io posso dar via questa palette stupenda? Impossibile. E poi amo i nude soprattutto con sottotono caldo, e ovviamente non posso dare via neanche questa, quindi rimangono qui. Qui ci sono tutti i rossetti che colorati, quindi dal rosso, dal fucsia, tutte tonalità un po' particolari, corallo, tutte tonalità che non sono ovviamente nude e sono di varie marche. Qui di fianco ci sono altri rossetti dal vinaccia, questi sono tutti vinaccia, due neri. Poi c'è la scorta dei miei correttori, e qui c'è un blush molto molto bello, però che fa troppa polvere, che non posso utilizzare. E qui mi sono appena ricordata che ho dimenticato di mostrarvi, cioè come si fa a dimenticare di mostrarvi questa meraviglia, che è questa palette di Makeup Revolution. I colori sono stupendi, non sono, anzi, oh, ci sono io con gli occhiali. Questa palette bellissima, qualità ottima, l'unica pecca, e forse sono l'unica a dirlo nel mondo,
però è che dopo qualche ora alcuni di questi ombretti tendono ad andare nelle pieghette perché hanno una consistenza cremosa, leggermente, diciamo un mix tra crema e polvere, e quindi tendono ad andare nelle pieghette. Diciamo che per quanto mi riguarda, per fare i tutorial su YouTube anche, diciamo che io non mi faccio tanti problemi ad uscire di casa con l'ombretto nelle pieghette, però diciamo che poi non è carino, quindi soprattutto se fate un bel trucco. Dopodiché, l'ultimo, scorta dei miei Luxurious Lashes, scusate, ma mi si è staccata la videocamera, il cavo per ricaricarla, per la batteria. La mia scorta di lip balm, ne ho solo uno perché è da un po' che non vado alla Coop, quindi anche perché è in un altro comune e quindi adesso col coronavirus sto evitando di andare a fare scorta, quindi ci andrò proprio quando avrò terminato l'altro e quando avrò iniziato, sarò quasi a metà di questo, diciamo. Poi qui ho un blush di Focalio, qui i miei illuminanti di Miss Rose, che probabilmente fra 100 anni riuscirò a terminare un illuminante. Io non so come facciano le ragazze che terminano i make-up alla velocità della luce, hanno tutta la mia stima, e se avete un consiglio da darmi su come terminare i prodotti make-up così velocemente, li accetto perché siete veramente pazzesche. Cioè, ci sono ragazze che terminano il make-up ombretti nel giro di qualche mese, mentre a me posso metterci tutta la buona volontà e utilizzare lo stesso ombretto per un paio di mesi, ma dopo un paio di mesi quell'ombretto si è probabilmente, come si dice? Aspettate che non mi viene. Sarà, diciamo, resuscitato, diciamo così. Adesso non mi viene. Comunque, al posto di terminare, aumenta la quantità. Ecco, diciamo così. Comunque, questo è il mio primo cassettino con tutti i miei prodotti make-up. Adesso passiamo al secondo cassetto, che non è particolarmente interessante come il primo, però comunque c'è della roba interessante, almeno secondo me. Comunque vi faccio vedere più o meno che altro come ho riordinato. Allora, questo è il cassetto un po' incasinato. Allora, vabbè, qui c'è il cavo della batteria. Allora, tutti i miei orecchini, ne ho una marea e non ne sfrutterò neanche uno, no, scherzo. Li utilizzo molto per i miei tutorial, come ben sapete. Qui ci sono le mie fasce per capelli, prodotti per capelli vari. Queste le ho prese, questi, come si chiamano? Fermagli, diciamo così, li ho presi su AliExpress e sono davvero molto molto validi. Pensavo che valessero poco e nulla, invece sono veramente di ottima qualità, quindi ve li straconsiglio. Qui c'è, inutile dirmi che mi piace tanto questa cipria viso, quindi c'è una scorta di cipria. Qui c'è la cipria di Kiko, che inizierò a sfruttare una volta terminato il primo di questi. Qui di fianco c'è, sono tutte le mie spugnette, gli straccetti puliti, qui ci sono cose a caso e qui ci sono tutti, allora, vabbè, come si chiamano? Salviette struccanti per quando faccio gli swatch, tutti i pennelli viso puliti e vabbè, qui davanti ci sono cose a caso e la carta della stampante. Per terminare, preparatevi perché andiamo all'ultimo cassetto dove ci sono altri prodotti make-up di scorta, e poi preparatevi perché non ve li fanno mai vedere su YouTube, però c'è la scorta dei miei, no, la scorta, la mia collezione di smalti, perché in realtà quando vi fanno vedere su YouTube la collezione di make-up non vi fanno mai vedere la collezione anche di smalti, e secondo me comunque gli smalti fanno parte anche del mondo della bellezza e quindi ho deciso di mostrarveli. Qui c'è il mio acetone, il mio solvente per unghie di Sien, ottimo. Poi tutti i prodotti, le lime, dotter, buffer che utilizzo in questo periodo per farmi le unghie. Il mio strofinaccio che metto
sul tavolo quando mi faccio le unghie. Qui dietro ci sono i dischetti di cotone. Qui c'è il mio macchinario per unghie di cui vi ho parlato nel video top unghie di AliExpress. Qui c'è la mia lampada UV LED. Qui ci sono tutti gli smalti trasparenti, colle, rinforzanti, top coat, e vorrei fare una mega recensione su questo qui, che è lo smalto rinforzante di Rimmel migliore al mondo. Sono tornata, scusate, mi si era riempita la scheda di memoria, quindi sono dovuta andare a spostare tutti i file sul computer, cancellarli e ricominciare. Comunque stavo dicendo, questo qui è il rinforzante per le unghie migliore al mondo. L'ho già utilizzato una volta perché mi si erano indebolite le unghie dopo una ricostruzione unghie e adesso da qualche tempo, da parecchio tempo, circa un annetto, le mie unghie, lo smalto sulle mie unghie durava neanche 24 ore. E quindi dopo tantissimo tempo mi sono decisa a comprare un rinforzante. Ho ricomprato questo perché già mi aveva salvato le unghie una volta e devo dire che lo sto utilizzando da un mesetto e le mie unghie finalmente sono tornate a durare almeno 4 giorni. Dopodiché si sbeccano leggermente, ma veramente leggermente in punta. Però io continuo a tenere lo smalto per qualche altro giorno perché comunque si sbeccano talmente poco che non si nota neanche la sbeccatura, quindi posso continuare a utilizzare lo smalto senza finalmente stressarmi e doverlo togliere ogni 24 ore perché mi innervosisco a vedere lo smalto rovinatissimo sulle unghie. Poi qui di fianco ci sono tutti gli smalti un pochino più vecchi che voglio sfruttare e terminare, mentre qui dietro ci sono gli smalti un po' più nuovi, diciamo, quindi alcuni sono anche vecchi, però tipo questo qui è un colore talmente bello che mi dispiace terminare perché è bellissimo, quindi lo tengo anche questo come una reliquia. Poi c'è questa qui che è il mio colore preferito, l'ho acquistato l'anno scorso se non sbaglio, bellissimo, cioè ragazzi questo è stupendo. Poi io adoro il rosa fluo, quindi è il mio colore preferito. Poi c'è questo qui, bellissimo, che è questo qui che ho sul dito medio, bellissimo, cioè super festivo, stupendo. Ve lo straconsiglio se non l'avete provato, ragazze, provatelo. E comunque ci sono tutti i miei smalti, anche questi li trovate comunque nel mio canale Swatches perché la stragrande maggioranza li ho swatchati. Poi qui c'è la mia scorta di solvente per unghie, la mia scorta di buffer, di lima e quant'altro, la mia scorta di dischetti che utilizzo sia sul viso come per applicare, diciamo, il tonico e sia per rimuovere le unghie, davvero ottimi. E vabbè, scorte qui, scusate, inizio a essere un po' stanchina da più di 50 minuti che registro. Comunque qui c'è disinfettante che fa sempre comodo avere, una scorta di primer per unghie e gel e poi alcuni smalti stupendi che non ho ancora non vi ho ancora mostrato e recensito sul canale Swatches, che ho anche tra l'altro un po' abbandonato, però prestissimo farò la recensione. Devo solo provarli, testarli e farvi sapere. Però sono stupendi. Diciamo che prima di utilizzare questi volevo terminare almeno un paio di smalti e poi iniziare a utilizzare anche questi. E poi, ovviamente, là in fondo ci sono cose a caso che non c'entrano nulla. E nulla, io direi che con quest'ultimo cassetto abbiamo terminato. Io spero che la mia collezione di make-up, smalti, anche accessori per capelli, come avete visto, fasce per capelli e orecchini, vi sia piaciuto. Spero che questo video vi sia piaciuto. Sarà durato tantissimo, spero di no.
o comunque spero di avervi tenuto compagnia. Io vi saluto e ci vediamo nel prossimo video. Ciao, beautine!